Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come si aggiustano le trappole in base alla vostra necessità. Se per caso capita di avere bisogno delle trappole un po' più leggere o un po' più strette al corpo, dipende, ognuno ha la sua esigenza, ognuno ha il suo modo di scattare. Voi avete scelto già, prescelto dal sito, l'altezza della, per esempio questa è una da 1,80, uno che ha l'altezza per 1,80, però se lui per caso è un po' magrolino, si può aggiustare la tracola per restarle un po' più vicino al corpo. Adesso vi faccio vedere come si aggiustano. Il modo di aggiustare le tracole è molto semplicemente, praticamente solo questa parte superiore verrà mossa in base alla vostra richiesta, no? Allora, la parte superiore semplicemente in centro alla fibbia di cui è munita la tracola c'è un perno e ci sono anche altri due perni sui laterali. Si apre la parte superiore, si toglie e si rimette di nuovo. Se non volete toglierla, va bene così, aggiustate in base alla vostra necessità. Diciamo che questa tracola verrà un po' più stretta, di solito noi facciamo per l'altezza chiesta facciamo due buchi vuoti e al terzo buco verrà il perno al centro della fibbia verrà chiusa qui. Se per caso volete un po' più leggermente un po' più stretta, 1, 2, 3 si può fare. Noi mettiamo un esempio così, due buchi più stretta, chiudiamo, ripassiamo il perno esterno, anche questo qua li ripassiamo. Non cambia niente se questi perni per caso li vedete così, non succede niente perché c'è il perno centrale che assicura tutto intera la cintura, le cinture, anche quella da sotto. Questa di sotto non può più uscire, ma mettiamo così, rimettiamo gli anelli che circonda la cintura, uno sopra, due, loro sono più stretti per non fare muoversi questa parte sotto. Ugualmente facciamo con la parte sotto, ok? E adesso abbiamo una tracola un po' più leggermente più piccola. Vediamo la differenza. Adesso prepariamo gli anelli, vediamo la differenza tra dopo e prima dell'aggiustamento. Spero che sia stato utile. Vi saluto e ci vediamo al prossimo.